Ok, la 7 è questa, qui. Ah, sono tutte così! Ah! 2000 piante! Piante! Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui nella Road to Diamonds. Allora ragazzi, tralasciando il micro lag che c'è appena stato, quest'oggi ho in mente di realizzare su quella parete una cosa a dir poco figa. Visto che è così bianca, a me personalmente non piace, è troppo spoglia. Realizzeremo, guardate qui. Allora, intanto dovremmo liberarci come sempre l'inventario. Quindi prendiamo questa bellissima cesta e butta tutto, ma proprio tutto. Direi di prendere tutto il cuoio che abbiamo, 55, credo sia anche troppo. Allora, ce ne serve di cuoio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 per 4, 36. Ok, quindi ne abbiamo 27. 27, 33, 36, perfetto. Ora ci servono gli stichetti. Quindi, dove sono gli stichetti? Datemi i stichetti, dove sono? Ce ne serviranno, mi sa, davvero tanti, perciò facciamo, sì, vanno bene. Allora, se noi con questa crafting table mettiamo il cuoio al centro e poi, tac, guardate qua, la cornice per oggetti. La cornice per oggetti è... Madonna, quanti stichetti! No, ragazzi, mamma mia! Mamma mia, quanti stichetti devo fare! Porca vacca! Allora, mettiamo questo qua in mezzo e facciamo... Tac, 8 e 8, 16. Perfetto. E ce ne mancano ancora 9. Porca vacca, ciocca. Ok, abbiamo fatto tutte e 36 le cornici per oggetti. Allora ragazzi, vi faccio vedere cosa faremo quest'oggi. Allora, in primis leviamo tutte queste torce. Mamma mia ragazzi, questa cosa è una cosa che a me è sempre piaciuta, quindi la devo fare per forza. E ovviamente se io levo tutte queste torce ci sarà poca luce qua, quindi per il momento le piazziamo qua a terra. Poi vi farò vedere cosa ho in mente, anche pure qui sul quarzo, così si illumina la parete. La cesta è totalmente da spostare perché assolutamente devo piazzare queste cornici, quindi... non spostare la cesta, dove cazzo la metto? Me la metto, vabbè, poi vediamo. Perché ho fatto tutte queste belle cornici, ragazzi? Perché, guardate qua, se prendiamo le nostre bellissime canne da zucchero, che dovremmo averne 18 stack, tipo da qualche parte, eccole qua, possiamo craftare i fogli. Guardate, carta, eccoli qua. Mamma mia, uno stack ce ne vengono, fantastico. Ora che ci penso, per fare la mappa ci serve la bussola. Cacchiarola, è vero, me ne ero dimenticato. Allora, per fare la bussola serve tanto ferro e non tanta redstone. La redstone dovrebbe essere, eccola qua, 57 a voglia ragazzi. Allora, se noi mettiamo, guardate, 4 pezzi di ferro così e un coso in mezzo, facciamo la bussola che ci indicherà sempre lo spawn. Almeno, e perché lo spawn non lo indica di là? Cosa cazzo indica sta bussola? Mo sono curioso. Il mio spawn è qua. Vabbè, ora indica giusta la bussola. Vabbè, comunque la bussola dovrebbe indicare sempre lo spawn, ma non so perché mi sta indicando per di lì. Ma va bene così. Se noi mettiamo nella crafting bussola e carta tutta a giro, eccola qui, la mappa vuota. Mi sa che ci serviranno un bel po' di bussole, almeno ci serviranno 36 bussole per fare tutta questa roba, quindi sì, che bello! Vabbè, noi facciamo altre 15 bussole e con queste 15 bussole ci facciamo 15 mappe vuote, perfetto, benissimo. Ce ne vengono 7, quindi ci serve altra carta che noi abbiamo qua. Perfetto, non è un problema assolutamente. Facciamo carta. Cioè, le canne da zucchero, quelle sono cose che non ci mancano fortunatamente. Ok, perfetto. Mettiamo queste 9 bussole qua e giriamo tutto intorno. Ok, prendiamo pure questa. Ok, e abbiamo 16 mappe vuote. Ce ne mancano ancora 20. Mamma mia, ragazzi. Allora, in primis, cliccando col tasto destro, bam, ecco qua la mappa numero 0. Guardate qua. Ragazzi, abbiamo realizzato la prima mappa. Fammi uscire, fammi uscire.
la prima mappa che andremo a mettere nella nostra bellissima cosa, perché voglio realizzare il, come lo chiamiamo, tipo la mappa geografica, no? E adesso vi farò vedere come realizzare appunto tutta la mappa in quel caso. Mettiamo caso lo volete fare pure nei vostri mondi, diciamo lo potete fare, soltanto che è una palla enorme, perché appunto dovete camminare e camminare e camminare. Allora, da qui mi servono 4 mappe, quindi superiamo la linea e ne creiamo un'altra. Tac, perfetto, questa la leviamo e ne abbiamo fatto un'altra, la mappa 1. Dobbiamo andare avanti, 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 perché dobbiamo esplorarla tutta. Questa è una bellissima cosa. Guardate, ho superato la linea. Ecco, se io clicco col tasto destro, mi creerà, diciamo, la nuova mappa con i nuovi chunk, tipo. Perfetto, guardate qua. Tac. Che mi servirebbe una barca, perché devo farne un'altra. Vabbè, no, ci vado a nuoto. Ragazzi, abbiamo quasi raggiunto il margine, quindi una volta raggiunto il margine, ok, possiamo creare la nuova mappa, che è la mappa 3. Ok, sì, magari non moriamo annegati. Perfetto, guardate l'isolotto. Andiamo un pochettino avanti per... Ok, perfetto. E io direi di ritornare a casa. Io ovviamente tutte queste cose le devo fare sempre rigorosamente di notte. Ecco qua questo ponte che ci torna utilissimo, come potete vedere. Allora, torniamo a casa. Ok, dopo aver dormito, guardate qua ragazzi. Allora, abbiamo le mappe. Allora, che mi metterei qui nell'inventario veloce, no? Allora, abbiamo la mappa, questa qua che è la numero 1, poi la 3, poi la 2, poi la 0. Va bene, allora, prendiamo la 0. La 0 la mettiamo qua. Perfetto. Ah, mi sono dimenticato di fare una mappa. Vabbè, pazienza. Prendiamo la mappa, poi 1. Ok, poi la mappa, questa qua. Non è vero niente mai nella vita. Ok. Prendiamo questa, tac. Prendiamo questa, tac. Guardate qua, ragazzi. Aspetta, devo girare. Ok, perfetto. Ragazzi, dobbiamo realizzare. Però me ne sono dimenticato uno. Vabbè, lo dovremmo fare per forza. E sapete, vi dico, lo vado a fare adesso. Perciò piazziamo la crafting e ci facciamo una barchetta. Ok, perché stavolta non me la faccio a piedi. E riprendiamoci l'ash crafting, che l'ash già l'abbiamo. Piazza la barca e let's go. Prendiamo la mappa e appena superiamo il margine sinistro ne craftiamo un'altra. Nel frattempo mettiamo le mappe vuote, ok. E aspettiamo di superare. Eccoci qua ragazzi, siamo nella mappa e andiamo avanti. Dovrebbe essere, se non sbaglio, una mappa tutta blu, che dovrebbe essere sull'oceano teoricamente. Però, boh, non lo so, vediamo, lo scopriremo insieme. Vediamo se magari quell'isolotto verrà creato. Ok, superato il margine e tac, guardate qua. Perfetto, è stato creato. Ma sapete che vi dico ragazzi, siccome dobbiamo ritornare, torniamo dal basso. Guardate, noi adesso andiamo per di qui, superato il margine basso, facciamo un'altra mappa, ovvero la mappa 5. Ok, questa qua le leviamo, leviamo pure il pane. Guardate, abbiamo creato la mappa 5. Andiamo a scoprire, diciamo, quella zona lì. E adesso torniamo a casa. Però prima di tornare a casa sono indeciso se farmi... No, facciamoci tutte le parti fastidiose. Ecco, scendiamo verso il margine basso anche per di qui. Sì, 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 facciamo proprio tutte quelle lontane, quelle brutte e fastidiose. Ok, scendiamo verso il margine basso. Perfetto. E tac, altra mappa. Ecco qua, questa qua è tutta blu, semplicemente tutto oceano. Perfetto, indifferente, va bene. Sì, mentre torniamo ci facciamo... Tanto abbiamo 9 mappe, lo possiamo fare. Dobbiamo fare le 3 mappe sia di sopra che di sotto. Quindi superiamo il margine... Ok, e tac, mappa, ecco qua, un'altra mappa blu. Bah, vabbè, a questo punto la potevo fare là, però va bene. Ok, adesso andiamo verso il margine superiore e qui facciamo l'altra mappa, che credo sia un'altra mappa solamente di mare, se non sbaglio. Questa qua, eccola qua, eccola qua, perfetto. E torniamo sempre a casa. Superate il margine, mappa nuova. È tutto mare, ragazzi, è tutto mare questa zona, mentre rumori molesti di Minecraft, ma va benissimo così. Perfetto, allora andiamo verso il margine in basso, così craftiamo la mappa, quella che c'è di lì. Superato il margine. Mappa!
Vediamo. Oh, ok, ora sì, finalmente che abbiamo creato un qualcosa di decente. Che cazzambrola. Magari c'è mappe che non sono solo balneari, cioè cazzarola. Cioè balneari, solo di mare. Andiamo per di qui e facciamo l'altra mappa. Superiamo il margine. Ok, superato. Ok, craftiamo la mappa. Ok, guardate qua. Quanta zona inesplorata. Andiamola a esplorare tutta. Vabbè. Ok, dovremmo averla esplorata tutta. Perfetto. Adesso andiamo verso il margine superiore e craftiamo anche lì la mappa. Ok, margine superato. Tac. Dovrebbe essere la mappa 12, teoricamente. Ok, sì, infatti è questa. Perfetto. E andiamo sempre verso di lì, verso di lì. Sì, sì, torna a casa. Cioè, si torna, si va a casa, non si torna a casa. Cioè, si va a casa. Vabbè, sì, avete capito. Sfrantuniamo qui la barca, ok. E abbiamo superato il margine, quindi crafting. Eccola qua. Perfetto. Superiamo il margine in basso, ok. E tac. Eccolo qua. Un'altra mappa. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Stiamo, diciamo, usando un bordello di ferro, però tanto non lo useremo mai, quindi una volta che abbiamo l'ultima mappa, cioè a questo punto mi creo questa qua, mappa vuota, perfetto. Abbiamo sciupato tutte le mappe, cioè sciupato, abbiamo usato tutte le mappe vuote che avevamo e adesso le dobbiamo andare a prendere, quindi torniamo a casa. Vabbè, sì, diciamo che guardare la mappa è inutile, ok. Oddio, fa impressione adesso vedere il braccio, ero abituato a vederne due. Ok, torniamo a casa e appizziamo al muro le mappe e vediamo come viene. Sì, ora che ci penso, ragazzi, sono andato troppo lontano, cioè troppo avanti sono andato con i chunk, infatti, perché casa è da quel lato. Ah, che palle la barca! E siamo tornati a casa. Allora, adesso abbiamo un bordello di mappe, quindi abbiamo la mappa numero 5 che deve essere rigorosamente questa. Credo. Non lo so. Dovrebbe... No, aspetta. Sì, adesso credo sia giusta. Non lo so. Allora, poi abbiamo questa qua, che non è questa. Direi proprio di no. Infatti questa qua dovrebbe essere questa. Teoricamente non è vero mai nella vita. Allora, diciamo che far appattare le mappe, credetemi, non è facile. No, aspetta, forse questa è qua. Ah, sono in crisi. Allora, questa qua è qua. E fin qui non ci piove. Giriamolo. Ok, perfetto. Poi. Poi vabbè, aspettate un attimo. Allora, tu che mappa sei? Dove è volata? Ah! Mappa! È andata di sotto. No, ok, ok. Questa qua è la mappa 5. Ok, quindi è per forza questa. Ok, e dovrebbe essere in basso. Poi c'è la mappa 6. La mappa 6 dove... Eccola qua, la mappa 6. Che dovrebbe essere per forza di cose questa. No. Aspetta. Mappa 6, la mappa 4, la mappa 7 dov'è? La 7. Ok, la 7 è questa, qui. Ah, sono tutte così. Ah! Qua, vabbè, questa qua è blu, quindi credo, suppongo sia, non lo so. Ok, ne abbiamo trovato un'altra. Ok. Aspetta, con questa. Ok. Ok, sì, dovrebbe essere questa. Ok, ragazzi, questa qua è sbagliata. Ok, è questa quella giusta. Infatti, vedete? Vedete? Guardate? Vedete che se la giro con bacia? Sì, ok, questa qua. Quindi questa qua va spostata di uno. Credo, non lo so. Aspetta, no, forse... Ecco, forse magari va... Ecco, sì, va così, va. Ecco come va. Non è vero niente. Non va così. Come va? Dove è caduto il foglio? Diciamo che è semplice, credetemi, se dovete sclerare mezz'ora prima di far appattare i pezzi del puzzle, però alla fine poi ce la fa. Guardate questa qua, guardate, questa mappa ha fatto sclerare, perché guardate, se la giro, guardate, combacia qui un pistolino che non si vede neanche un pisello. Qui vabbè, qui il mare è a forma di pesce, va bene così. E qui abbiamo la nostra casa. Adesso dovremmo fare altre mappe, ergo altre bussole. Quindi mi serve altro ferro, che ne abbiamo tantissimo. Allora, quante ce ne servono ancora di mappe? Allora, 4, 5, 6, vabbè 20, perché erano 16, quindi 20. E facciamo altre 4 bussole. Perfetto. Ora, queste 20 bussole le devo far diventare 20 mappe, quindi... Ah, minchia, però la spada. Ok, salve signor Zompi.
Ragazzi, non è per niente facile fare le mappe. Signor Enderman, salve. Salve, signore. Vabbè, il signor Enderman è andato. Allora, prendiamo tutte le canne da zucchero. Detto, prendiamole. Ok, perfetto. Va bene, va bene. Le ripiantiamo pure. Ok, perfetto. E le riprendiamo. Magari senza uccidere il signor Recanna. Perfetto. Ciao, Girella. Sì, vabbè, Girella. Vabbè, Girella. Sì, come i mottini. Come i mottini, seriamente. Ah, ma ho scoperto che qui al nord non si chiamano mottini. Cioè, qui se al nord se dici mottini, le persone dicono, che cosa sono i mottini? È una parolaccia. Quindi facciamo che io non vi dirò cosa sono i mottini e soltanto quelli del sud sapranno cosa sono i mottini. Vaffanculo. Quindi, mi avete anche scritto nei commenti che effettivamente sta glowstone messa qui fa cagare. Ok, no, perché già mi sono sentito a piangere. Sto dicendo... No, magari me la vuoi far droppare, che ne so, lì sulla montagna. Ma porca vacca. Ok, leviamole da qua per il momento. Ok, andiamo a prendere quella che è caduta in acqua. Cioè, vedi quanto mi odia Minecraft. Suca, ti ho fregato. Ha! Così mi faccio pure il ponte dall'esterno. Comunque, prendiamo tutte queste bellissime canne da zucchero, perché ci servono, ci servono, ci servono, ci servono, ci servono. Diciamo che possiamo anche benissimo prenderle alla cazzo di cane. Se ci sono quelle che cadono a terra, pazienza. Cioè, tanto ne stiamo droppando talmente tante che ce lo possiamo permettere. Quindi patate, cioè, che ci frega, che ci importa. Mi sa che rimarrà così questa costa, perché è una figata immonda. Cioè, mi sono le canne da zucchero, scorreggio e me ne faccio 4 stack. Perfetto. Andiamo per di qui. Salve. Ok, qui devo correggere assolutamente questa cosa fastidiosissima, perché non è così, ma va bene. Allora, mettiamoci qua nella crafting e tac. Perfetto, uno stack. Tac. Perfetto. Tac. 20 mappe. Ci avanza pure della carta che vomiteremo qua dentro. Ok, nice. Alziamo le varie cose. Ci manca il lato superiore, quindi vero il lato di sopra. Quindi andiamo a fare il lato di sopra. Andiamo sopra la casa. Per di qui. Aspetta, però per andare sopra la casa, intanto mi devo svuotare l'inventario un'altra volta. Perfetto. E prendiamo questa mappa. E andiamo a fare le altre mappe. Saliamo su. Ok, abbiamo superato il margine. E tac! Abbiamo la mappa. Perfetto, guardate qua, guardate qua. Guardate qua, visto che è bravo. Anzi, sapete, vi dico le numero. Allora, siamo alla mappa 16. Perfetto, la mappa 16 è quella sopra. Ora andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra e dobbiamo fare altre 4 mappe. Ok? Quindi, let's go. Ok, abbiamo superato la prima. Quindi, tac, prima. È un coniglio, fuori, bastardo. No, l'ho ammazzato per la carne, perché ovviamente non mi sono portato nulla. Ah, mucca, mucca, muori. Ah, una cotoletta. Ok, perfetto. E continuiamo la nostra missione. Ok, margine superato. E tac. Eccola qua, un'altra bellissima mappa. Sì, però aspetta un attimo, sto rincoglionendo. Aspetta, aspetta. Oh, maiale di merda. Ok, altre due cotolette, visto? Cibo gratis. Vieni qua, pollo di merda. Perfetto. Allora, dobbiamo andare avanti e fare un'altra mappa. Ok, margine superato e tac. Eccola qua, un'altra mappa. Che credo dovrebbe essere l'ultima. Non lo so. No, aspetta, quante ne abbiamo fatte? Allora, questa qua è la prima. Ok, no. Ok, questa è quella sopra. Poi 1, 2, 3. Ok, ne dobbiamo fare un'altra. Quindi, superiamo il margine e tac. Qui c'è del ferro che raccolgo, perché come avete visto ne abbiamo usato parecchio. Maiale. Ok, perfetto. Morto. Genocidio di polli. Vieni qua. Ok. Oh, mi serve il cibo, ragazzi. Cioè, mucche. Però quella mucca l'ammazzo, perché il cuoio mi serve. Mettiamo caso, devo fare altre mappe. Cioè, non scappare. Starta. Ok. Quanto cuoio. Grazie. Una mucca alberella. Ok, vieni qua, bastarda. È morta? Sì, è morta. Cazzarola, è morta di caduta, quindi mandate il manto crudo. Stupida mucca. Quasi, quasi. Farei anche quelle del lato opposto. Mangiamo, ok. Quindi, facciamo così. Sì, andiamo a fare quelle. Tanto le mappe ce le abbiamo. Ok. Uno. Ok.
2. Ok, quindi 2. Ok. 3. E 4. Dovrebbe essere questa teoricamente, no? Eccola qua, perfetto. Tac. Dov'è? 27. Dovrebbe essere questa. Boh. Sì, è questa. E mi servono le mappe. Quindi tac. E tac. Io ho superato il margine destro. E aspettate un attimo, no, non vorrei fare una gaffe. Ok, no, sì. Ah, creeper. Morite bastardi. Muori, bastardo. Non esplodere. Devi morire. Muori. Ok, fatto. Oh, mi ha droppato il ferro. Bastardi, datemi il ferro. Mi butto le uova e le carni marce. Ok. Ok. Buonanotte, signori. Buonanotte. Siamo andati a Nannuccia. La pioggia è finalmente finita. Quindi adesso dobbiamo attaccare questi cosi. Quindi questo, no, questo qua andrà sicuramente qua. Quindi poi questo qua. Ah, aspettate. 26, allora 28, il 28 andrà sicuramente qua, ok, e il 27 andrà sicuramente qua, perfetto, perfetto. Salve signor Creeper, perché lei è in casa mia? Nessuno l'ha invitata, signor Creeper, e mi domando come cazzo ha fatto a spawnare qua che ci sono 10.000 torce, come fai? Andiamo con calma, allora mettiamo la casa qua, ok, poi questa qua, qua sopra. Che dovrebbe, perché non va? Non lo capisco. Aspettate un attimo. No, aspetta. Perché le perdo le mappe? Ok, perfetto, fatto. Oh, poi mappa 17. Dov'è la 17? Mettiamola in ordine, ok? Mappa 17, 18, 19 e 20. Ok, quindi la mappa 17, perfetto. 18, perfetto. 19, perfetto. 20. Ah, fatto. Adesso, questa qua è la 21, per forza, cioè la 21 per forza, cioè non ho, ok, 21, poi la 22, poi la 23, poi la 24, quindi 21, perfetto, 22, perfetto, 23, perfetto, 24, perfetto, poi, visto raga per logica, 25, ah, non lo so. Qual è la 25 questa? No, non è questa. Ragazzi, c'è una mappa in più. Porca troia. Ragazzi, mi avanzo una mappa. Che cazzo di mappa è questa? Queste due sono la 7 e la 11, sono quelle due. Ok. Ma questa qua è che cazzo di mappa è? Non capisco. Ma è questa? Ho sbagliato, sono andato troppo avanti. Può essere, non lo so. Non capisco. Quindi, prendiamo questa. No, prendiamo questa. Me la lancia sempre chissà dove. E andiamo. Perché sei rincoglionito? What the fuck? Sei rincoglionito, ragazzi. Scusi, sono in casa io. Perché il pallino mi dice che... Scusi, signor pallino. Ragazzi, mi si è rincoglionito il pallino, eh. Io sono in casa, eh. Non è che sono a cani. Vabbè. Vabbè, ragazzi, non mi faccio domande. Se io supero qua, teoricamente, già da qui dovrei essere nella cosa nuova. Vediamo, craftiamo la mappa. Tac. Perfetto. Infatti è così, visto? Ok, mettiamo casa, che non ho capito perché mi dice che io sono nel nuovo. Vabbè. Mettiamo casa e poi mettiamo questa. Per... Ah, no, era giusto. Ok, quindi, fatto. Guardate qua. Visto? Abbiamo fatto. Però qui abbiamo le due mappe che sono dietro la cesta, quindi va bene. E poi c'ho sta mappa. Quando cazzo l'ho craftata la mappa 25? Non lo so. Me la andrò a guardare pure io nell'editing. Vabbè, quindi ragazzi, come vedete, prende forma. Ovviamente io qui sotto, e dico ovviamente perché cazzo, allora se non è ovvio vi picchio. Vedete che la mappa non è... non lo so, guardate, visto che qui la linea non combacia, eccetera, eccetera. Vi parlo io a livello di colorazione, no? Se io prendo la luminite, guardate, tac, tac, guardate, guardate. Guardate, visto, si vede tutto fluido. Quindi aspettate un attimo, leviamo pure quello sotto la chest. Dos e tres. Guardate qua. E stiamo facendo anche la piantina geografica. Vabbè, basta, ok. Quindi ragazzi, allora,
Vi chiedo scusa, magari in questo episodio non abbiamo fatto nulla di che. Comunque ci stiamo dedicando qua al planisfero, qua alla mappa geografica. Io spero che questo video oggi vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. E nulla, commentate, condividete e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commentucci. Ad un prossimo video, vi voglio bene e ciao ciao.